abitudine per il ballo. Ma lascialo stare, solo perché a te piace ballare vorresti che tutti ballassero. E poi, ammesso che io imparassi cosa impossibile, tu tra un po' dovrai rinunziare al ballo. E perché? Il nostro erede non te lo permetterà. E perché non potrebbe essere una erede? Oh, no, io non esercito la professione, ma ricordo bene di avere una laurea in medicina e sarà un maschio. Permesso, signore, fuori ci sta un uomo, dice che voi gli avete dato l'indirizzo, può far venire qua. Ma se lo vedete, fa una pena. Ah, ho capito, fallo entrare. È un povero disgraziato, gli è caduta dell'acqua bollente sui piedi. Io tornando qui l'ho visto che si lamentava, allora gli ho dato l'indirizzo di casa nostra e gli ho detto di passare, che gli avrei fatto io stesso una medicatura. Ha fatto bene, quando si può fare del bene a qualcuno. Oh, Sant'Antonio, mi cade il fuoco! Sant'Antonio, aiutatemi! Sto camminando così piano! Oh, bruci una sedia! Sant'Antonio, San Gennaro, San Paolo, San Pino, San Paolo, aiutatemi voi! Aiutatemi un po' tutto perseguitato dalla sorte! Aiutatela! Buongiorno! Ah, scusate se non noioso, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, intanto io ho diritto alla mentra! E che si è trattato di niente? Una caldaia d'acqua bollente sopra i piedi! Sant'Antonio mio! Ma come vi è successa questa disgrazia? Come tutte le disgrazie, caro signore, quello pare che mandano la raccomandata. Caro signore, verrò a trovarvi firmato disgrazia. Ma no! Ma io già la brutta impressione. La brutta impressione già l'avevo avuta quando mi sei squagliata la zogna in tasca. Guardate qua. Ma perché voi portate la zogna in tasca? Non abitualmente ci stava il caldo, ci stavano le mosche. Guardate qua che peccato. Ma che peccato, signora, se permette gliela pulisco io. Ma certo. Oh, grazie, quando sei carino. Ma non perdi di fare piano, quando la togli ci si piano, devi fare piano perché, aspetta, se tiri da questa parte, tira la pelle dall'altro piede, hai capito, devi fare più piano. Sant'Antonio, gioia, dimmi come lo fai, come la pulisci? Con la benzina. La benzina? La benzina non si leva. Si leva, come non si leva? La benzina va via tutto. Va via tutto, sì. La benzina. E che l'imbecille diceva di no. Ma io lo caccio. Mamma, dimmi un po', sei sposata? Non ancora, signore. Lo trovi subito, ti piace bello alto? Hai voglia. Lo troverai 2 metri alto con i baffi. Grazie. Per adesso che ci sei, dai anche uno sguardo al bavero e alle mani che stanno un po' sporche. Sei gentile. Va bene, non dubitate. Con permesso. Quanto è carino la cameriera, quanto è carino. Sapete, signori, noi siamo artisti. Siamo artisti e per quel poco che si guadagna non possiamo mangiare in una trattoria. Ma noi siamo attrezzatissimi. I tengo una boate. Una di quelle scatole che servono per la conserva. E abbiamo messo la caldaia a fare i maccheroni. Ma l'acqua bolliva, bolliva. Adesso è troppo lungo da raccontare. Fatto sta che è arrivato un momento in cui ho dovuto correre. Ah sì? Perché arriva un momento nella vita in cui l'uomo deve correre. Ma legge comune, vale per tutti. E stamattina è stato turno mio. È iniziata questa corsa, hanno urtato la caldaia e tutta l'acqua bollente sopra i piedi. Sant'Antonio, il Niagara sui piedi, il Niagara. Poi sono arrivati il cameriere, il direttore dell'albergo, ma tenevano tutti i rimedi da donnetto. Quello che diceva, mettici la patata fredda, che l'altro, mettici la sala, che l'altro, mettici l'olio, che le bruciava e metteva olio. Poi grazie al cielo è arrivato il signore che pareva un angelo, si è fatto largo tra la folla e ha detto, io sono il medico. E mi ha dato il suo biglietto da visita, ma me lo ha dato lui spontaneamente. Sì, certo, mi sono offerto io spontaneamente. State tranquillo, non pagherete niente, è questo che volevate sapere. No, è questo che dovevamo stabilire. Sì.
Su, coraggio, venite, di là ho una piccola farmacia che non manca di nulla, andiamo. A chi? Sono due passi, la camera accanto. Ho capito, voi la fate faccio, tenete i piedi crudi. Ma io fantangonimi! Coraggio, vi aiuterò io. Però dobbiamo fare piano, perché io posso disporre solo di una punta e un pallone. Avete capito? Dovete arrivare fino, prima alla fine della sedia. Esco da una sedia e poi mato. Va benissimo, piano, va benissimo, piano. Va benissimo. Piano. Uno, due, tre. Che c'è? Era l'altra punta e l'altro tallone. Mi dispiace, riproviamo. Vedete di non sbagliarvi. Che è un'altra punta e un altro tallone, tenga. Su, coraggio, su. E tu? Questo è tutto a prendere il ritmo. Con il signore. Sant'Antonio, quando brucia. Brucia. Che tipo? Ma quello sta in quelle condizioni, il tuo ritmo, figlia mia. Permesso? Avanti, camera c'è un signore, dice che vuole parlare con lei. E chi è? Mi ha dato la carta da visita. E chi è? Ma io non lo conosco, ma vuole proprio parlare con me? Sì, sì, anzi ha detto, di alla signora che mi deve ricevere assolutamente. Devo parlarle di cose urgenti riguardanti sua figlia Alice. Mia figlia? E che sarà mai? Fallo passare. Sì, marito. Accomodatevi. Grazie, signora. Ecco la signora. Buonasera, la signora Matilde Bozzi. Sì? Mi trovo proprio alla sua presenza. Senza dubbio. Ne ero sicuro, fortunatissimo. Piacere. Mi perdonerete se vengo a disturbarvi, ma il movente è grave, è urgente. E voi accomodatevi, prego. Grazie, signora. Mi rendo conto che quello che vengo a dirvi è grave, è urgente, ma io vi prego di affrontare il colpo con forza d'animo. Ma voi mi spaventate, la cameriera ha detto che dovete parlarmi di mia figlia. E allora parlate, ve ne prego. Signora, io vi dirò tutto. Ma voi promettetemi d'essere calma. Ma sì, ve lo prometto. Signora, calma, il cuore è forte? Sì, è forte, ma perché? Signora, vengo ad annunziarvi che... Calma, signora, ma calma. Sì, sono calma. Per merito di vostra figlia Vice... Fra non molto, proverete la suprema gioia di essere chiamata nonna. Lo so. Nonna. Lo so. Lo sapete? Mi pare. E sapete tutto? Ma tutto cosa? Signora, voi non conoscete il padre della creatura che dovrà nascere. Ma voi che state dicendo? Certo che conosco il padre. Signora, sapete chi è? Certo. Ah, e quindi mi conoscete? Ma come sarebbe a dire? Ma come sarebbe a dire, signora? Ma sono io sono il padre della creatura che dovrà nascere. Da 3 mesi sono l'amante di vostra figlia. Io non sapevo chi fosse, dove stessi, allora l'ho fatta seguire. E lei mi ha portato dritto qui. E adesso che sono di fronte a voi, ho il piacere di chiedervi la mano di vostra figlia, bici. Amana? Oh, mamma mia! Aman! Aman e Aman! Signore, ma mia figlia è sposata! Sposata? Ma com'è possibile? Chiedete, informatevi, chiedete a vostra sorella Margherita in Calabria. Ma vedete che ci deve essere un errore, in Calabria non tengo parenti. Zia Maria? Zia Maria? Come si chiama, che lata? Zia Marianna? Ma io non ho sorelle. Informatevi bene, che ricordatevi. Ma voi vedete che non conosco la famiglia mia? Signora, io vi posso garantire. Vi prego. Signora, io vi posso assicurare che... Basta! Uscite! Io esco. Ma caborn! Mamma, queste rose le ho colte per te? Ma allora non mi ero ingannato! E Vice, amore mio, perdonami. So che mi avevi proibito di presentarmi qua, ma io ti ho fatta seguire. Ho detto tutto a mamma, sai.
Gliel'ho detto che ci vogliamo bene e che ti voglio sposare. Adesso dillo anche tu a mamma che mi vuoi bene quanto io te ne voglio. Ah, miserabile! Don Carlo! Conosci quell'uomo? È vero quanto ha detto? Sì o no? Vuoi parlare? Io non lo conosco, non l'ho mai visto. Te lo giuro, amore mio. E allora, signore, mi spiegherete il motivo di questa vostra visita? Ho il diritto di domandarvi spiegazioni. Sì. Ma io non ho nessuna colpa. Se il moto perpetuo non è un fatto compiuto. Come? E poi, abbiate pietà di questo povero perseguitato dalla sorte. Figuratevi che l'alfabeto, d'accordo con i quattro punti cardinali, mi hanno rubato il segreto di una mia invenzione, il parafulmine ad aria compressa. Sarebbe stata la mia ricchezza. Caro signore, voi non mi volete accordare la mano di vostra moglie, fate bene, fate il vostro dovere di padre onesto, ma io mi rivolgo alla sorella di Carnevale per porgerle i saluti di Puzio Scevola, direttore generale della Rinascente, nonché segretario amministratore delegato del Duomo di Milano. Ma sì, non mi inganno, è lui! Voi la domenica dite la messa nella parrocchia di San Gaetano. Signora, signore, dite la verità, sono forse brutto io? No! No! Come no? Sei un bel giovane. Per tre mesi sei stato la mia amante, per tre mesi, e poi, povera Bice, ti ho accusata ingiustamente, ti chiedo scusa. Come si fa? Facciamo così. Voi altre donne, andate in camera da pranzo, telefonate in questura, pensano io a sorvegliarlo. Ho paura per te, amore mio. Stai tranquilla, sarò prudente, tranquilla. State attento, io telefono subito in questura. Telefonate in questura, subito, telefonate in questura. Prego, prego, accomodatevi. Se me ne date il permesso. Oh, ma certo, certo, senza cerimonie. Prego. Quanto sei bella. Sembri una stella. Che bei capelli. E che seno. Calma. Per tre mesi sei stata la mia amante, lo puoi forse negare? Ma io non lo nego affatto. Ma rimedieremo. Sì. Ci sposeremo e al nostro matrimonio inviteremo cani, gatti, conigli, maiali, caproni. Li conosci i caproni? Tutti degni di te. Voi siete un grande medico. Sì, siete un grande medico. Come vi sentite? Meglio, avete usato quell'unguento che è una cosa meravigliosa. Sì, l'ho anche assaggiato. Come l'avete assaggiato? Quello è tossico. Ma non l'ho ingoiato, giuro. Mi raccomando però di non togliere la fasciatura prima che siano trascorsi 15 giorni. Quindi per 15 giorni non mi posso abbassare il pantalone. Dormirò col pantalone abbassato, vabbè. Piuttosto.
inizia a sentire un poco di freddo. Sì, non vorrei che questo fosse il preludio per la febbre. No. Sì, sì, arriva. No, sì, no, sì, no, no, la febbre sta arrivando. No, 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 sì, no, sì, no. Sì, sì, sì. Non è che si potrebbe avere la giacca? Certo. Adesso chiamiamo la cameriera, vi porterà la giacca e il freddo vi passerà, state tranquillo. Assunta? Chiamatela. La sto chiamando. Assunta. Assunta sta sotto tavolo. No, sta dietro quella porta. Dietro quella porta c'è un corridoio. Al termine del corridoio c'è un'altra porta. Dietro quella porta c'è il guardaroba e lì sta Assunta. E allora chiamatela. La sto chiamando. Assunta. Assunta! Hai visto? È arrivata. L'ho chiamata io. Gio, che quando è carino, questo come dire, quando è carino. Com'è venuto? Dimmi un po' com'è venuto. Signore, si è bruciata la giacca. Che fatta? Si è bruciata. Ha bruciato la giacca. Ma guardate qua. Madonna. Non è stata colpa mia. È stata la disgrazia. Ma la disgraziata sei tu, la disgraziata. Hanno bussato alla porta. E certo, poi questa non era tua, non era del tuo padrone, allora. Che dite? Io vi volevo aiutare, ma se poi successe la disgrazia, io che cosa ci posso fare? Lo vedi a questo? Chi è? Quello che ti devi sposare. Non hanno, con una capotanto, senza baffe, senza manca da lì. E signor Conte, è meglio che me ne vado. Guardate un po', in maniera. Che state dicendo? Ui! Che state dicendo? Cara donna Alberto, pure voi qua sta? Don Gennà. Avete visto la camerina mi ha bruciato la giacca? Don Gennà, oggi restate a pranzo con me. Dite di sì, dite di sì. Perché dicevo di no? A che ora? Verso le 43-44. Ma non potremmo fare una mezz'oretta prima? Vai, sapete che facciamo? Ci dite. Oggi ci compriamo il monumento di Carlo Poeri e ce lo facciamo fritto con la mozzarella. Sì, sì, quello viene la, buono. La, pieno di formaggio. La, sì, la, sì, sì, quello è buono. Signor Conte, mi ha messo le colonne, che brillante, che brillante. Ma che palazzo, io conosco quello Don Alberto De Stefano, quello non è. Voi siete stata la mia amante per 3 mesi, potete negare? Guarda Don Alberto, io tengo casa. Ma è pazzo veramente. Ma sapete che dispiacere che ne avrà la mamma? Povera donna. Sapete pure chi ne avrà molto dispiacere? Chi? Una sua amante, una certa... Stai zitto! Vai via! Stai zitto! Con i pazzi bisogna essere così, sennò che ne sarà più vita, ne avete capito? Scusate, un giorno, ma... Ma voi come sapete di questa bici? Non l'ha detto stamattina lui, dice che questa bici... Stai zitto! Stai zitto! Devi andare via! Bici, ti faccio schiaffeggiare e ti faccio fare la doccia fredda! I pazzi tengono paura della doccia fredda, comunque vi stavo dicendo che ci sta questa sua amante, una certa bici che si ammantava di mistero. Lui stamattina ha mandato un compagno mio. Stamattina? Sì, a cercarla, perché lui non sapeva dove stava di casa. Evidentemente l'avrà trovata e lui sarà uscito pazzo di gioia, avete capito? È uscito pazzo di gioia. Sicché stamattina stava bene, non dava segni di pazzia. Ma niente affatto, chi le ragionava meglio di me di voi? Capito, ho capito tutto. Capite? Signore, mi hanno rubato il pacchetto della mia pensione. Aiutatemi, voi sedetevi qui e riposatevi. Il signor Alberto Di Stefano si riposerà tra poco, quando arriveranno le guardie per portarlo in manicomio, perché pretendo che sia portato in manicomio. Sì, deve andare, i pazzi, se non è lì, se non è lì, i pazzi. Accomodate. Quanto è bene. Thank you.
miei o pazzi di sti tre? Chi è il padrone di casa e chi è il pazzo? No, non ci sbagliate, chi è il pazzo? Chi è il pazzo? È un vostro parente? No. E perché lo ricevete in casa vostra? Non lo ricevo, si è intromesso da sé. E come sapete che è pazzo? E non ragiona. Questo non sarebbe una prova evidente. Noi continuamente ci troviamo di fronte a gente che non ha ragione, eppure non sono pazzi. Chi è che ha riso? Io? E perché ridete? Mi è piaciuta l'ironia. L'ironia? Sì, sì, mi è piaciuta la satira. La satira? Mi è piaciuta l'allusione. Ma che allusione? È una risata, ma ci fate! E dovete aspettare? Guardate un po'. Guardate un po' questo scenario. Dice cose inconcludenti. Va bene, ho capito. Ci penso io. La 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 la. Dunque, signore. La 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 la. La 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 la. La la la. Ho capito. La 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 la. Perché non usciamo via di qua, eh? La 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 la. Vi accompagnerò io stesso a casa vostra. State tranquillo. In me troverete un amico, un fratello. Ma grazie, grazie. Perdonatemi, ma sapete, io sono molto più disgraziato di voi. Ah, grazie tante. Figuratevi che l'alfabeto, d'accordo con i quattro punti cardinali, mi hanno rubato il segreto di una mia invenzione. Va bene, ve la ritroverò io. E vi assicuro di darvi la più ampia soddisfazione. Ma per adesso seguitemi, Sì, vi seguirò, ma prima vorrei parlare con voi a quattro occhi. Mandate via queste monache che non possono ascoltare le mie poesie. Questa monaca qua, questa monaca qua, mandatela via questa monaca. Sì, sì. Io vi accontenterò, ma poi voi mi seguirete. Sì, vi seguirò. Vi seguo. Lasciatemi solo con il signore. Ma è meglio secondarlo, andate. Almeno cercate di essere prudente. Non vi preoccupate, ci stanno pure le guardie. Ma caro Don Alberto, vado via pure io. Voi siete stati tanto gentili con me. Chiamatemi per qualunque cosa. Sì. Io ho una compagnia, si chiama L'Eclettica. Facciamo ogni tipo di spettacolo. Matrimoni, battesimi, funerali, qualche trasloco. Mi raccomando, per qualunque cosa. Oh, potete restare. No, no, gli devo andare in convento. Sì, sì, devo fare i dolci, devo andare in convento. Restate. Ma se io resto, hanno arrestato pure le altre monache e la madre superiore. Pura madre superiore, sì, restate. Non vi avvicinate, se no vi faccio attaccare, sa? Ma io non sono pazzo. Io ho fatto rimanere Don Gennaro per fargli fare da testimone. Oh, quella tale Vigene è la moglie del conte. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Oh. Voi mi avete rovinato, Don Gennaro. Avete raccontato tutto al conte. Ma perché? Quando io parlavo col conte, voi avete capito quello che dicevo? Tutto quanto. E che dicevo? Ah, dicevate che questa tale bici è la mia amante, che si ammanta di mistero, che l'ho fatta seguire. Ma allora non siete pazzi, ma allora voi inguaiata. Completamente, Angela, completamente. E mi potevate fare un segno? Un segno, Angela, ma se me ne ho fatto 10.000 di segni. Ma erano segni sbagliati, segni esagerati, che mi facevano pensare ancora di più che voi eravate pazzi. Ma adesso parlate col signor delegato, che è bravo uomo, padre di famiglia, risolverete ogni cosa. Speriamo. Tutte cose, sì, 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 sì. Oh. Accomodatevi. Prego. Io non sono pazzo. Io mi sono dovuto fingere pazzo per salvare l'onore della signora Tolentano. E avete fatto bene. Per 3 mesi, quella tale dice, la signora Tolentano, è stata la mia amante. Io non sapevo però chi fosse, dove stesse, dove abitasse, allora l'ho fatta seguire. Mi sono presentato qua e ho detto a sua madre che volevo sposarla, perché poi, insomma... Sì, sì, si voleva sposare la moglie del conte, avete capito? Il conte era sul...
Era sull'uscio della porta. E ha ascoltato tu? E voleva soddisfazione da me. Per fortuna che mi è venuta questa geniale pensata e mi sono messo a dire cose strampalate per avvalorare una pazzia. Questa è la verità. No, questa è la verità. L'ho capito. Oh, Gennà, non mi ha creduto. Parlate voi. Ma io non posso parlare. Quindi il conte è stato così gentile con me. Gennà, parlate voi. Per favore. Signore guardi, controllate se viene il conte. Ecco così. Allora, io lo conosco. È il signor Alberto D'Estè. Sì, è lui che ci ha fatto venire qui. Io ho una compagnia, si chiama La Eclettica. Noi siamo artisti. Oggi no, voi dovete parlare di me, non di voi. Ho capito, ma devo raccontare al signor delegato perché sto qua e devo testimoniare. Devo andare alle origini. Ah, sì, all'età della pietra. Allora, io tengo una boate. Oggi da boate, oggi no. Voi dovete parlare di me, mo che ci azzecca la boate. Ma devo spiegare, aspetta. Ma... Insomma, adesso è troppo lungo da raccontare, stringiamo. Guaglia. A Bagnoli c'è stata una corsa. Ah sì, e chi ha vinto? No, era una corsa privata. Correvamo io, lo scemo. Ah sì, perché poi lo scemo, che poi è il fratello di una donna che sta con lui che è incinta, avendo io scambiatola per un'altra donna che è anche incinta. Sì, perché questa è una storia che si ingarbuglia sempre di più. Perché pensate, qua ci stanno due madri, due figli e tre padri. Avete capito? Non c'è un errore. Avete capito? Questa è la verità. Ecco, comunque vi stavo dicendo, adesso per continuare, che c'è stata questa cosa. Hanno urtato alla boate, tutta l'acqua bollente sopra i piedi. Poi è arrivato il dottore, che è stato tanto gentile, mi ha dato il suo biglietto da visita. Ed ecco perché sto qua e posso testimoniare. Sì. Il signor Alberto De Stefano non è pazzo. Non sono pazzo. È stato costretto a fingersi pazzo per salvare l'onore della signora Salentano. Ho detto giusto, guardate. Sì, avete detto giusto, ma adesso non è che dovete fare tutto giusto come se io vi stessi forzando. No, non mi sto forzando, l'ho detto io spontaneamente. Sì, spontaneo. E sicché l'amante vostra sarebbe proprio la moglie del conte. Sì. Ho capito. E voi vi siete trovato in una brutta posizione. Non ne parlammo proprio, delega. Ma adesso possiamo fare così. Adesso quando viene il conte, voi mi arrestate normalmente anche per dargli soddisfazione, povero Cristo. Poi, quando andiamo per strada, ognuno va per i fatti suoi, voi per i vostri, io me ne vieni per i miei, e Don Gennaro pure per i fatti suoi. Sì, io pure avvaloro, dico che è un povero giovane scappato dalla clinica. Oh, povero giovane. Si può fare questo? Certamente, tutto si può fare. Don Gennaro, meno male che ho trovato la perla dei funzionari. Siete stati... Portatelo via! Ma adesso... Conosciamo la verità, delegata. Allora vorrà dire che quando verrà il conte poi mi fate arrestare, ma per va adesso... Va bene, per adesso seguitemi. Oggi no, parlate voi, non ha creduto a una sola parola. Ma parlo. Mi tende una buona. Oggi no! Non l'ho arrestato, non è pazzo. No, ma sì, io condivido la vostra idea. Non lo arresto, vabbè. Lo porterò invece in una bella casa dove ci stanno tanti buoni amici suoi. Ci sta pure un bel giardino, vedrete, starete bene. Ma voi parlate forse del manicomio? Adesso basta, io sono salvo, lo sapete, io voglio tornarmene a casa mia. Ma voi non credete manco a me? Ecco il sangue da me. Non vi permetto di usare simili espressioni in mia presenza. Ma sarebbe come per dire, che diavolo. E nemmeno che diavolo, io faccio il mio dovere. Io lo so che voi gli date ragione per secondarlo, però adesso potreste finirla. Che succede qui? Signor Conte, io non ci ho visto di pazzi. Ma che succede? Metta la coppa! Niente di meno, voleva lasciarmi ad intendere che è stato l'amante di vostra moglie e che ora, per salvarle l'onore, è stato costretto a simulare la pazzia. Il signore poi, per secondarlo, diceva lo stesso apprezzare, perché in pazzi sarà sempre, diceva lo stesso apprezzare lui e ha insistito così tanto da farmi entrare in dubbio. Ma adesso è inutile fingere, sta in mezzo ai guardi e non c'è pericolo. Insomma, è pazzo, sì o no? Parlate! Non gridate!
Mi fanno male i piedi! E che dove dobbiamo fare? Qui qui? Ho capito, ma lo spostamento d'aria non va certo bene. Non va certo bene. Insomma, volete parlare? Devo parlare? Ma parla! Parlate! Sì, sì, io lo conosco, a Don Alberto. È lui che ci ha fatto venire a Bagnolo. Io ho una compagnia, si chiama L'Eclettica, facciamo ogni tipo di spettacolo. Congenna! Ah, scusatemi tanto. Sì, 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 io lo conosco e vi posso giurare, vi posso garantire, sì, 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 sul mio onore, vi posso garantire che mi ha guardato che posizione, che posizione. Sentite, se non parlate vi faccio arrestare. Chi? Ma sarebbe bello che in mezzo a tutta questa gente che dovrebbe essere arrestata venisse arrestata proprio io. Ma volete parlare? Siete proprio un bambino. Parlate. Bambini sarete voi, eppure viziati. Perché quando uno si prende delle responsabilità le deve portare fino in fondo. E se noi ci prendiamo solo il divertimento, oggi parlate. E mo parla. E voi sarete contenti. Parlate. Vedrete. Tenete la fede. No. Il signor Alberto De Stefano è pazzo. No. Sì. La famiglia spende un sacco di soldi, ma non ne uscite mai niente. Ma non è pazzo. Non sono pazzo. Conducetelo via. Io non sono pazzo. Via. Per 3 mesi è stata la mia amante. Portate. Non sono pazzo. Lasciatemi. Signor Conte. Buonasera, signor Conte. Buonasera. Permesso? Avanti. Scusate, il delegato non c'è? Ne è venuto ancora, tornate più tardi. Ah, ma forse il favore che devo chiedere a lui potrei ottenerlo anche da voi. Io dovrei vedere l'arrestato Alberto De Stefano. Ah, ho fatto capo arrestata ieri. Precisamente. Ma senza ordine non ci potete parlare. Chi sa piglia la responsabilità? Ah, ma io sono medico. Sono il suo medico personale, venuto apposta per visitarlo. Sì, sì, vedo. Aspettate un momento. Prego. Oh, pazzo, sta arrivando. Grazie. Fortunatamente sta calmo. Ma voi siete medico? Certo. Beh, anche chi non mi pare a pazzo. Sembra, ma lo è. Lo è. Lo è. E non spingete, perché io non sono un pazzo, io sono una persona seria, non mi toccate, qua non fanno altro che toccare, anche voi, non mi toccate. E che ti io sta sono toccare? Una persona seria. Io sto fuori. Grazie. Signor Alberto De Stefano, che piacere. Sì, certo. Oh, grazie. Accomodatevi. Se me ne date il permesso. Ma certo. Posso offrirvi una sigaretta? Grazie, ne ho proprio bisogno. Prego. Signor Alberto, ascoltatemi. Ormai dovreste avere capito che non torna a vostro vantaggio simulare ancora la vostra pazzia con me. Io poi, considerato che il vostro compito è tanto difficile quanto faticoso, sto per offrirvi la prova dalla quale vi apparirà chiaramente l'inutilità di questa vostra finzione. Mia moglie ha confessato tutto.
detto. Che ne dite? Sono a vostra disposizione. No, no, no! Giovanotto, non ho alcuna intenzione di dare spunti per tragedie. Date retta a me, sono più vecchio di voi e mi permetto di credere che accetterete un buon consiglio. Accomodatevi. Io, dicendovi di non provare rancore verso di voi, non sarei sincero. Per i fatti e per come si sono svolti, credo troverete naturale che io provi una certa antipatia per voi. Ma figuratevi, come state proprio qua, sullo stomaco. Giusto. Però nel mio caso questa antipatia è accompagnata da una profonda riconoscenza. Come? Sì, perché voi avete macchiato il mio nome, però voi vi siete infatti in quattro per salvarmi. Ma non capisco. Avete simulato la pazzia e simulando la pazzia il mio onore è salvo e nonostante tutto mia moglie resterà ancora con me. Coraggio, signor Conte, coraggio. Sì, sì, sì. Forse voi non sarete d'accordo con quanto vi sto proporre, però grazie alla vostra geniale trovata lo scandalo non è avvenuto ed era questo soprattutto che mi interessava. Occupando il posto che io occupo in società, voi troverete ragionevole aggiungere ai vostri altri 20 anni. Facciamo anche 30. Sì. Signor Alberto Di Stefano, convincetevi, io potrei spezzarvi in due, ma non lo faccio. Crepo prima di provocare uno scandalo. E crepate? Ora però per evitarlo del tutto c'è un unico mezzo, che io però stavolta vi impongo. Voi dovete rimanere pazzo, dovete continuare a fare il pazzo, dovete farvi rinchiudere in manicomio senza ribellarvi e senza tentare di giustificarvi come tentaste di fare ieri a casa mia e per fortuna nessuno vi ha creduto. Non posso accettare. Ah no? No, 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 no. E se ne va. Fanno tutti così, parlano, parlano, abbaiono e se ne vanno. Se ne va. Signor Alberto Di Stefano, convincetevi. Ma da voi. Il giorno che riuscirete a convincere una sola persona che la vostra è stata una finzione, a me darete la prova dell'adulterio e anche tutto il diritto di tirarvi un colpo di rivoltella, in un modo o nell'altro. Io dovrò salvare il mio onore. Aspettate un momento. Accettate le mie condizioni? Veramente ne posso. Arrivederci. Aspettate! Accettate le mie condizioni! Accetto. Ah, benissimo. Adesso due guardie verranno a prendervi. Vi accompagneranno in manicomio. Voi siate docile. Non tentate di ribellarvi. Siete un garbato giovanotto. Voglio rivelarvi la verità perché quasi quasi mi dispiace di avervi ingannato. Non è vero che mia moglie ha confessato tutto. È stato uno stratagemma per capirvi la verità. Arrivederci, giovanotto. Questa è proprio una carogna. Ma questa è una carogna. Ma che carogna, che carogna! Signor Delegato! Oh. Caro Don Alberto! Basta! Questo non c'è il delegato, non ci ma sta. Ma il delegato non ci sta? Non ci sta il delegato. Allora con permesso. È andato, non c'è nato, non c'è nato. Venite qua, venitemi, voi dovete farmi un piacere. Ci andiamo a fare il venite, piacere venite, a Don Alberto De Stefano. Don Gennaro, andatevene sotto a un tramo. Pum! Umma, lo sapete che è successo? Questa. È venuto il conte poco fa. Lo sapete che mi ha detto? Mi ha detto che ora seguito a fare il pazzo finché il fatto non sbiadisce. Oppure lui mi dà un colpo di rivoltella. Oh, e voi che avete scelto? Ah, rivoltella! Ah, avete scelto in manica? Certo! Ah, avete fatto bene! Ah, fatto sì, bene! Sì. Là c'è vizio e alloggio gratis, ma non lo potessi fare io! C'è un sacco di gente simpatica, mi divertirei! Mi divertirò, sì, sì, sì. Ma andate all'inferno! Ma dove volta! Intanto io devo seguitare a fare il pazzo finché il patto non sbiadisce! Come se non bastasse, guardate, tutto sudato, tutto schifoso, la notte che ho passato in camera di sicurezza! Ma voi... voi perché state qua? Non ne sapete niente voi? No! Perché voi pensate solo al guaio vostro? Al guaio degli altri non ci pensate? No! Quando voi siete usciti pazzi,
L'albergatore voleva i soldi da noi. Noi come al solito non tenevamo manca una lira. E che l'ha fatto venire a Ninetta qua con l'ordine o di farsi dare i soldi o di farceli imporre dal delegato. Ah, vabbè, ma questa è una cosa superabile. Ah, superabile? Sì. Quelli ci hanno sequestrato tutto. Tutto cosa? Roba di valore? Roba di valore, roba utile per me. Che vanno sequestrati. A buatto! Don Gennaro, da volta! Voi mi avete portato in galera per questa buatta! Ma ci stavano pure i copioni, i porchetti, gli avvoltoi. Sì. Quello è arrivato il cameriere, ha chiuso tutti in due valigie e se n'è andato. Due valigie? Ah, tutti i vostri possedimenti, due valigie. A chi le teniamo? Vabbè, queste cose niente. Vorrei dire che quando verrà il delegato ci parlerò io. Siete gentili. Nonostante tu. Grazie. Ci parlerò. Se ti vedi una trovata all'attinto, sta arrivando un cavaliere. Sia fatta la volontà del cielo. Io non ci voglio stare un minuto di più qua dentro. No, qui, tra l'altro, non fanno altro che spingere. Trattano tutti uguali, fanno di tutta l'erba un fascio, Ma a me non mi devono toccare. E anche voi, non mi toccate. E che ti sta toccando? Non mi toccate perché io sono un galantuomo. Io sono una persona seria. Non mi toccate, anche voi, non mi toccate. Qui trattano tutti allo stesso modo. Il delinquente e il galantuomo. Il signor... Iam. Scusate, sto parlando. E parlate da solo. Arriva un momento nella vita che l'uomo parla solo. Questo è il momento mio, adesso se permettete vorrei finire. Diceva che trattano tutti allo stesso modo. Il galantuomo è il delinquente. Ma voi finisci che il galantuomo si ribella e viene arrestato. Viene arrestato, ho finito. Voi chi siete? Che ci fate qua? No, io sono qui perché devo essere mortificato dal signor delegato che è per un conto che non posso pagare e poi me ne posso anche andare. E allora, se ti viene una trovata alla dita, quando sarà il vostro turno sarete chiamati. Ma voi vedete... Io sono inferno, si vede. Mi vorrei chiedere una cortesia, una premura, siete gentili. Quando arriva il delegato, voi mi fate chiamare, sono inferno. Un attimo, quello ci mortifica e noi ce ne andiamo. Va bene. Siete tanto gentili. Ma non spingete. E che ti sta facendo? Ah, guarda, vado tutto quanto nel buon pace. E non vi arricciate il baffo. E perché? Perché io sono napoletano, so che vuol dire quando uno arriccia. E che vuol dire? Tieni a mente. No, non spingete. E non spinge! Oh, Gesù e Carduccio! Oh, i piedi! Oh. Accomodatevi, signore. Buonasera. Prego. Dunque, voi sostenete che Don Alberto De Stefano non è pazzo. Lo posso provare? Badate, signora, io lo dico per voi. Se le cose stanno come dite, vi accusate voi stessi. No. La colpevole non sono io. E se mi ascolterete per qualche istante, vi accorgerete che il vero colpevole è mio marito. E come sarebbe a dire? Vedrete. Io come sono? E io che ne so? Lo dico. Sono bella, brutta. Non potete dare un giudizio. Siete una bella signora. Grazie. E quanti anni ho? E io che ne so? Ma pressa poco. Pressa poco, diciamo... Un 23. 23? Ma anche 24? Facciamo 25? Signor, fate voi. Mi pare giusto che una donna della mia età possa essere tradita dal marito. Guardate, questa è tutta una corrispondenza amorosa tra mio marito e una donna sposata. Uè, non ce farei. Un uomo tanto serio. Io ho mancato. Sì, signore, ma perché? Per ripicca, per puntiglio! Ah, ecco, per ripicca e per puntiglio. Signora mia, io vi ho capito. Voi vorreste con queste lettere contrabbattere vostro marito. Ma il tradimento dell'uomo non giustifica quello della donna. A me mi pare una poco forte. Del resto, sempre una cosa è. E se posso aggiusterò questa dolorosa faccenda. Mi raccomando. State tranquilla. Ora andate a casa. Che vi terrò informata io di tutto. Grazie. Io mi sposai per essere una donna onesta e fedele. Ma quando dopo un anno di matrimonio mi accorsi del tradimento di mio marito, diventai una vipera e decisi di fare lo stesso con lui, con uno qualunque. Anche brutto.
occhio. Ebbi l'occasione poi di conoscere quel giovane... Alberto De Stefano. Alberto De Stefano. Mi parve un uomo così simpatico. E allora ho pensato, meglio is, come piace pure. Ed ecco il mio dramma. Di Gennaro! Comandate! Vamma a chiamare Alberto De Stefano pazzo e portami il solito bicchiere di acqua marina, gelato. Mi raccomando che sia gelato, tengo una sete terribile. Va bene. Ah, a proposito, ci sta certa gente che vuole parlare con lei. E tu mi dicevi di me? Chi sono? E chi è stato? Volete che chiami? E fammi passare un momento. E pazzo non lo volete più? E dopo? Pazzo dopo. Ehi, voi! Sì, quello coi piedi! Venite! Non discordare l'acqua. Va bene. Venite avanti, chi siete? Serva vostra. Cavaliere, serva vostra. Prego. Signor, qua mi manda il padrone dell'albergo che sta a Bagnole. Ah, ieri venettero, certo, morte fame. Uè. Vada come parli, sai? Perché bugia che vi morite di fame. Tu sei una cameriere e non date a permettere, capito? Io mi permetto, perché padrone aveva ragione. Ma che maniera sono queste? Tu te ne approfitti che sei donna e io tollo e io sto un perciò state zitta, hai capito? Ha portato l'acqua quello. Sì, grazie, mi sono consolato. Cosa sapete venuto voi? Mamma mia! E che sapete? Aiutatemi! Gliatevi! Sono mortificato, ma scusate, Valerio! Mortificato! Il signore è mortificato! Di Gennaro! Comandate! Portami un bicchiere d'acqua e amarena. E lavo, pulizzo su bicchiere. È naturale. Dunque, di che si tratta? A ieri venessero in coppa all'albergo e se pigliai una tre camere. E voi chi siete? Servo vostro. È un compagno d'arte. E Don Gennaro, dove sta? Sta dietro che si sta sistemando una fascia. E dunque? Dunque, caro cavaliere, noi siamo artisti. Un certo Alberto De Stefano ci fece venire qui per fare alcune recite e garantì per il pagamento delle nostre camere. Lo puoi negare, eh? Ma che gli ha uscito pazzo? Vuoi vedere che alla fine è colpa nostra se è uscito pazzo? Ma va a te sciacquare! Ma che è uscito pazzo? Di Gennaro! Comandate! Portami un altro bicchiere d'acqua! Nato! E voi mi fate la panza d'acqua! E calca l'acqua da te! No! Hai mai parlato? Subito vi servo! Ebbene! Se vi bevete che è stato un bicchiere d'acqua! Io mi mangio la tappa di uno di voi, avete capito? Mettiamo le cose a posto con calma! E non mi facete perdere la pazienza! Non mi fate perdere la pazienza! Servo. E voi chi siete? È un altro compagno nostro, un compagno nostro. Ho presentato uno alla volta. No, ma adesso siamo finiti. Ci siamo finiti. Sì, ma io mi ricordo di voi. Ah sì, vi ho visto ieri sera in casa Tolentano. Vi ho riconosciuto dai piedi. Oh, grazie. Quando siete gentili, hai visto il signor delegato che ci conosce? Ha considerazione di noi, ha detto che siamo amici. Ma che amici? No, scusate, non mi sarei mai permesso. È che voi siete una persona tanto gentile, indegnerrima con i prepotenti e gentile con i più deboli. Sì. Io sono ai vostri piedi. Ma come siete serviti? E state venuto così. Dunque, accomodate. Grazie, siete tanto gentili.
Dunque, voi avevate ragione di sostenere che Don Alberto De Stefano non era pazzo. La moglie del conte è stata qui poco fa e ha portato queste lettere del marito. Tutta una corrispondenza che saccia, equivoca. E io spero con queste di costringere il conte a venire a miti con Silvia. Non ho capito una parola. E caggio parla tu vedeci? No, per carità, voi avete una pronuncia perfetta, sono io che non ho capito, io. Però ha da essere una parola importante, perché senza quella parola io non capisco il resto del significato della frase. E bisognerebbe sapere qual è la parola che non avete capito. Dovreste ricominciare da capo. Ecco, e infatti mi metta a ricominciare da capo. Facciamo da quando sono entrato? No, aspettate. Voi vi siete seduti. No, aspettate, prima io sono entrato e ho detto che siamo amici e voi vi siete offeso. Vabbè, questo sì, è sì, vi siete offeso. A quel punto io dico che sono ai vostri piedi. Sì, e voi avete risposto. Vabbè. Qualunque cosa rivolgetevi pure a me, che io sono a vostra completa disposizione. Questo non l'ha giusto. Ah, non l'avete detto? No, questo non l'ha giusto. No, scusate, sbagliato. Ah, ecco, mi ricordo. Ho detto che la moglie del conte è stata qui poco fa e ha portato queste lettere del marito. Tutta una corrispondenza equivoca. Ah! Ecco la parola, equivoca! Io avevo capito equina. Scusatemi tanto. Aspetta. Ma quindi pure il conte teneva una madre, che magari una donna maritata, e quindi non può parlare. E nella sarata in tasca. Allora Don Alberto verrà rilasciato. Certamente. Oh, ma che cosa fai? Si può sapere io come mi devo regolare? Ah, non vi preoccupate, se Alberto De Stefano si è garantito per loro, state tranquillo, che fra meno di mezz'ora verrà a salvare il suo destino. Oh, ecco, ora mi pare capo di sicuro per niente, sbraità, eh. Io voglio sbraità fino a settimana, ci da punta a te. Tu lo sai che tu vuoi dire? Non sono stato cristiano di bermi un bicchiere d'acqua! Questa è buona! E non bevete questa schifezza! Ma guardate che io faccio lo shampoo ogni mattina! Andate. Ma guardate che se io mo fossi uno di quei tipi cavillosi... Che fareste? No, dico che se fossi uno di quei tipi che pescano nel torbido... Che volete pescare nel torbido? Dove volete arrivare? No, dormite pure tranquillo. No! Voi non dormite sonni tranquilli se non mi dite dove volete arrivare. Insomma, ma voi, che volete? Voglio cappello nuovo. Un cappello nuovo! Un cappello nuovo! E io vado cappello nuovo a voi! Di Gennaro! Un litro d'acqua? No, ma è passata sera! Credo, non ti bevo due tre bicchieri d'acqua. Di Gennaro, tu stai al tuo posto e non ti pia competenza. Hai capito? Non ti pia competenza. Va bene. Vamo a chiamare Alberto De Stefano. Subito, vi servo. Ve lo ripeto per l'ultima volta, non spingete, eh! E non spingete perché ve l'ho detto anche prima che non è il caso! Io sono una persona seria, io sono un galantuomo, anche voi, eh! Non mi spingete, io sono serio! State tranquilli! Fra poco mi rimetto in libertà! Io avevo dato ordine e tutto era pronto per il vostro trasferimento in manicomio. Ma poi qualcuno è stato qua e mi ha spiegato la cosa e non c'è più bisogno di questo. Ma ditemi la verità, siete contento? No, io sono pazzo, io devo essere portato in manicomio. Voi non siete pazzo! Io sono pazzo! Basta! Voi non siete pazzo e io non mi posso avvisare! Ah sì? E se quando esco per strada ammazzo un passante, l'unico responsabile siete voi! Ah sì! Allora vuol dire che gli ordini che avevo dato, che avevo fatto, e avevo caro, li farò eseguire immediatamente!
Ah, e fate bene! Voi siete pazzo! E sarete trasportato immediatamente in manicomio! Ah, e fate il vostro dovere! Io faccio sempre! E fate bene! Io faccio sempre! Di Gennaro! Di Gennaro! Ma servo, servo! E voi che voi? Ma avete chiamato tre volte! Don Gennaro! No, Don Gennaro! Non mi avete chiamato? No, io sono detto Don Gennaro. No, ho detto Di Gennaro. Ah, avete detto Di? Di. Io avevo capito Don. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ma Don Alberto, che fate qua? Don Gennaro, sono proprio inguaiato. Come ti combinato? È venuto il delegato, ha detto che mi voleva liberare. Sì, sì, io però per paura di essere sparato dal conte. Io ho detto che ero pazzo e che mi dovevano portare in manicomio. E forse mi ci porterà. No, che avete combinato? Che abbiamo fatto, Don Gennaro? Avete sbagliato. Che dovevo fare? Qua c'è stata la moglie del conte. Dici? Sì, dici. Che ha portato tutta una corrispondenza equivoca. Io avevo capito, Queen. Tra il conte e una sua amante. Sì, sì, il conte tiene una sua amante che magari stavolta sta con una persona maritata, che magari stavolta tiene una amante. Quindi non spara. C'ho la sarà che sì, non può sparare perché sennò qua viene la guerra europea degli amanti. Ma questa è una fortuna. È una fortuna. Adesso glielo dico al delegato. Questi mi libereranno subito. Sì, siete in grazie, Don Gennaro. Meno male, Don Gennaro. Conducetelo via! No, ma dove mi dovete portare? Al manicomio! Ma quale manicomio? Io sono sano! Ma cominciamo una tavola da capo! Voi vedete che il pazzo sono io! Ma se proprio voi volevate rimettermi in libertà! Prima! Ma poi avete detto che siete pazzo, quindi io non posso rilasciarvi! Basta! Io sono pazzo! E adesso mi dovete fare andare a casa! Io sono pazzo! Io non sono pazzo! Non sono pazzo! Io non sono pazzo! Poi si vedrà! Io non sono pazzo! Lasciatemi! Io non sono pazzo! Lasciatemi! 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 Ho saputo che mia moglie è stata poco fa in questo ufficio. Vi pregherei di dirmi perché. Adesso ci dite quella cosa là. Adesso ci dite quella cosa là. Voi mi dovete fare la carta, mi dovete levare la. Io sono lo sposo e voi mi fate diventare ancora più nervoso. Ah, siamo nell'ufficio. Ci vai tu. Scusate, andate. Dunque, voi giungete a proposito. Avvicinate. La vostra signora è stata qui per dirmi che ha voluto punirvi con questa finzione per il modo in cui l'avete tradita. Io? Ho le prove! Ho le prove! Sicuro! E ringraziate Dio se questo giovanotto si è prestato a tale finzione per darvi soltanto la sensazione del tradimento. Avrei dovuto farlo veramente, lo capisci? E invece ha avuto solo la sensazione. Andrino Cappella non si vede niente, Andrino Cappella. Ma queste sono tutte bugie. Io non ho mai tradito mia moglie. Basta, vergognatevi. E credete pure a me che non vi conviene negare, eh? Ho le prove. Ti fate le lettere a lì. Scusate, qui lo fa. Ecco le prove. Tutta una corrispondenza galante. No, no! Che ho fatto? Avete sbagliato. E che ho detto? No, no, vabbè, continuate. E che ho detto? Non avete perfetto. E beh? Avete detto galante. Ma uno si aspetta equivoca. E voi dite galante, uno si aspetta equivoca. Va bene, va bene. Tutta una corrispondenza equivoca. Va bene? Perfetto, sì. Che ne dite? Rispondete! 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 E quindi adesso io sono libero. Andate. Ah, grazie. E cercate di essere più serio in avvenire. Grazie. Ah, un momento, di Gennaro. E spingete, Avete visto? Io non posso andare. E io, cazzo fare.
questa dice che deve essere pagata. Sì, sì, signora. Don Alberto! Don Alberto, ma parola! Uè, e che fa? Amico mio, ma se chi è stata a casa vostra qua? Me mettete a condannare. Chiamate quello, piate quello, o piandone, Ma c'è Don Alberto che se n'è andata. A me questa storia mi comincia a sentire. Regolate il vostro conto se non volete che prenda seri provvedimenti. Ma Don Alberto doveva pagare. Dovete pagare. Io. Voi. Voi. Allora, allora. Prossima volta, grazie. Antonello Lombardo, poi il direttore organizzativo che è Enzo, il musicista Enzo Naccarato e il coordinatore del gruppo e progettista Massimo Scarpelli. Se qualcuno lo conosce può invitarlo a salire sul palcoscenico. Allora, cedo volentieri la parola al sindaco. Grazie. È davvero bello ormai, come dire, vedere ogni anno questo anfiteatro pieno di gente che parla e soprattutto discute di cultura. E per me è un motivo di grande orgoglio. Sono ormai 5 anni che chiedo scusa, ma sa, la vecchiaia si fa sentire anche per il sottoscritto, quindi sa, volevo un applauso, ma cioè, la battuta. Ah, sono 6 anni, ecco, dicevo, quindi ancora di più. Dicevo, nonostante i tagli che in questi anni noi abbiamo subito, però abbiamo voluto rimanere come baluardo rispetto a queste iniziative che parlano appunto di cultura. E grazie all'attivismo di questa associazione, dell'associazione di Tirambo, di Massimo, di Enzo e di Antonello, siamo riusciti anche quest'anno a fare un cartellone
molto importante. Sempre più il teatro. Ovviamente il ringraziamento va all'amministrazione comunale che anche quest'anno ha fatto i salti mortali per far sì che tutto questo avvenisse, insomma, che questa rassegna andasse avanti. Noi siamo assolutamente contenti perché poi alla fine il nostro impegno è quello di poter mettere a disposizione e dare a voi questo veicolo culturale che in qualche modo porterete sempre dietro. Speriamo che anche quest'anno, per il sesto anno, riusciremo a darvi qualcosa di bello e di emozionante. Grazie. Bene, allora sì, vi potete accomodare. Sì, grazie a voi. Allora, solo vi avevo promesso due parole sullo spettacolo. Questa sera assisterete a un'opera di Edoardo De Filippo, Uomo e galantuomo. Diciamo che è stata la prima prova impegnativa in cui lui si è cimentato come autore. E il personaggio principale è un capocomico e si trova invischiato in varie intrighe amorose che poi, insomma, alla fine sveleranno il volto dei personaggi, quello che appare rispetto a quello che è nella realmente. È un po' la visione pirandelliana della vita. È uno spettacolo comico, però si passa.